Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Domani trasferta in Sicilia, Trapani-Bari contro la rivelazione in assoluto del campionato di Serie B, il Trapani. Io lo ricordo in Serie C, professor Antonucci, qualche volta sì, l'abbiamo incontrata, giusto? Tre volte in Serie, anzi, quattro volte in Serie C e una volta in Serie D, in quarta serie, anzi l'esordio è stato in quarta serie 61 anni fa. Del resto lo vedremo quando parleremo della partita. Della partita. Intanto sono ancora soltanto indiscrezioni, però i periti hanno innanzitutto consegnato la valutazione, la relazione sulla stima del club al delegato del Tribunale di Bari, Anna De Simone. La valutazione del club, che poi è fondamentalmente anche la base d'asta, si aggira intorno ai 4 milioni e 3 circa. Questo cosa vuol dire? Che questi sono i soldi che bisogna evidentemente avere pronti e dare cash, a meno che non ci sia poi un'asta al ribasso, come si suol dire. Però poi ci sono gli impegni, i debiti sportivi, che portano l'ammontare dell'operazione intorno ai 7-8 milioni di euro. Ripeto, manca ancora l'ufficialità, però dei siti hanno già battuto questa notizia, sì. Su internet già si parla di 4 e 5, più o meno è quella la cifra. Da 4 a 4 e mezzo. Bravo, allora. Da 4 a 4 e mezzo, l'aspettavi questa valutazione? Beh, penso che sia la cosa più giusta, anzi, la valutazione più esatta, perché non diciamo fesserie, non, ripeto, noi possiamo vendere sempre all'aria fritta, però quando uno mi disse che praticamente Galano poteva valere 3 milioni e mezzo, è chiaro che uno può dire tutto quello che vuoi, si tratta di vedere se lo vendi, se viene quotato, perché oggi nella situazione del Bari chi fa il prezzo è l'acquirente, non è più il venditore, ho reso l'idea. Sì, sì, sì. Questo è quello che la gente deve capire, perché le chiacchiere sono chiacchiere. Io devo dire sinceramente che mi aspettavo addirittura qualcosa di ancora di meno da un punto di vista di valutazione, però da fra 4 a 4 e mezzo ci sta tutto, poi il resto c'è da pagare e c'è da versare tutto quello che compete da oggi fino alla fine del campionato, cioè fino alla fine della stagione, cioè a giugno. E dico questo perché so che anche queste cifre che saranno versate da chi acquista potranno avere anche un recupero, non so se se ne è parlato tante volte di questo, c'è un meccanismo nel quale entra anche la Lega e anche la curatela fallimentare. Dovremo staremo a vedere se effettivamente il prezzo che hai detto tu si aggira fra i 4 e i 4 milioni e mezzo è un valore esatto. Anzi, l'unica cosa che vorrei sapere, siccome io ho appoggiato due bellissimi quadri del Bari da altri tempi, non vorrei che fossero anche quelli inventariati come... Vabbè, sì. Faremo un omaggio anche di questo, faremo. Va bene. Ne abbiamo fatti tanti. Allora, cominciano ad arrivare le telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, Enzo, saluto sì. A te e il professore. Sì. Grazie. Una semplice domanda di informazione, ma la prossima partita in casa con l'Empoli è di domenica o di lunedì sera? Vuole sapere quando è la partita con l'Empoli? Domenica a mezzogiorno e mezza. Te l'ho detto io, invece sul televideo sta lunedì alle 20:30. No, è domenica alle 12:30, la gara di pranzo praticamente. Ho detto io e lo dovremmo dire agli spettatori e soprattutto ai tifosi. È di domenica. Va bene. Grazie per il tuo intervento che ci ha consentito di chiarire, per la tua esperienza personale, tu che sei un uomo che, come dire, con i soldi degli altri ci ha saputo fare, nel senso che hai fatto il mestiere... Io ho fatto 25 anni ispettore del fisco, dal Ministero delle Finanze ai bilanci, alle società operazioni. Farà una forte selezione secondo te questa stima, alla quale va aggiunta, non ricordiamo, la cifra che serve anche per far fronte agli impegni sportivi? Perché qua è un'operazione tra i 7 e gli 8 milioni di euro complessivamente, sì, no? Sì. Secondo te? Ma io dico che forse un paio si potrebbero presentare, un paio. Mm. Anche perché, ripeto, nonostante quello che molta gente, come dire, non ha grande considerazione, non per l'uomo, ma per gli eventi,
Io posso dire che quello che sta facendo Papareste è veramente lodevole, proprio lodevole. E se dovesse andare in porto la sua missione, io la chiamerei così, qui a Bari dovremmo fare un regalo, un omaggio, un souvenir, come si dice, perché effettivamente tutto quello che sta facendo lo sta facendo veramente, per quello che mi risulta, per i bari. Che poi possa trovare un vantaggio anche da un punto di vista dirigenziale è un altro discorso, peraltro comprensibile. L'unica cosa che mi ha fatto piacere è quello che ho ricevuto in questi ultimi giorni, lettere, raccomandate, email e anche dei fax, quali tutti quanti si rallegrano, io no, l'ho detto soltanto perché volevo mettere in guardia tutti quanti di quello che è accaduto alcune settimane fa quando dissi stiamo attenti di essere impegnati. E da quella frase, e non voglio aggiungere altro perché non è merito mio, non abbiamo più preso gol, ho reso l'idea. È vero, sarà una combinazione. Lo ricordiamo qual è il record assoluto di imbattibilità? L'hai detto la scorsa settimana, Franco Mancini. Ma a dire la verità, oggi ha scritto anche uno, risponderemo alla lettera. C'è un altro amico in linea, pronto? Pronto? Niente, non riusciamo ad ascoltare la voce del nostro interlocutore. Quindi hai detto, secondo te un paio parteciperanno all'asta, prevedi un'asta che può risolversi alla prima battuta o ce ne vorrà un'altra? No, guarda, io già ti dissi un paio di settimane fa che fino al momento dell'asta non vorrei parlare perché, sai, diventa tutta aria fritta, lo sottolineo, diventa tutta aria fritta. Io ripeto, ho fiducia in quel, perché l'ho seguito da un punto di vista di affettuosità, anche perché lui è stato con me nello studio all'inizio della carriera di commercialista. Io posso dire che si sta impegnando in una maniera veramente, veramente, direi così, incredibile, ecco. E voglio sottolineare che spero che possa avere successo questo suo impegno, perché sarà un successo per tutta la città e soprattutto un vantaggio enorme per la squadra del Bari. Tieni presente che l'intenzione generale è quella che, come ho detto tante volte, bisogna buttare via anche le scrivanie se vogliamo fare qualcosa di nuovo, se no siamo punte dal capo. C'è un'altra amico in linea, pronto? Pronto, entro, mi senti? Sì. Sono Francesco da Poggiofranco, ciao, saluto te, saluto il grande professore Antonucci. Sì. Senti, le cifre che hai detto sono quelle ufficiali, perché sono state ufficializzate adesso su Rai 3, le hanno dette al TG. Allora, sono ufficiali? Sì, sono ufficiali. E poi volevo rimarcare una cosa sentita ieri, credo che anche il professore sia d'accordo con me, cioè io non mi sento rappresentato da una persona che entra in trasmissione e dice che il 50% di Bari sa e non sa, qui non sa niente nessuno, cioè è allucinante che non ci sappiamo godere neanche i momenti belli, qui non sa niente nessuno, l'unico che sa qualcosa secondo me è Gianluca Papareste, che è una persona che merita il rispetto di tutta la città, perché è veramente una persona molto, quindi godiamoci il momento e non mettiamo voci senza fare nulla. Bravo. Mi è piaciuto anche stamattina la trasmissione di Cristian Siciliani, dove sono intervenuti dei tifosi, hanno detto le stesse cose. Complimenti, com'è il nome del Francesco. Mio? Francesco, complimenti Francesco, sono d'accordo con te. Allora, 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. L'altra volta sei venuto ed hai avuto un incubo strano. Oggi hai dormito bene, stanotte hai dormito bene oppure è ancora... Quello è stato un incubo. Io ho voluto, come è successo quando dissi che praticamente state attenti che i controllori di oggi sono gli stessi di 3 anni fa. Sì. Così ho buttato quella specie di... dire così, di frase che praticamente sarebbe servita ed è servita da far capire a tutti quanti dove andate, che se tornano noi non ci andiamo più allo stadio. Era un monito, diciamo. Si chiama monito in questo caso. Mi dispiace che dopo tutto in 37 anni anche questa gente ha fatto qualcosa, solo che si sono lasciati andare. Poi noi che volevamo aiutare il Bari veniamo chiamati straccioni, questo è l'incredibile, è l'incredibile, è come se noi andassimo... lasciamo perdere. C'è un amico in linea, pronto?
Sì, ciao Enzo, buongiorno professor Antonucci. Sì. Solo un'informazione, io vorrei sapere se non si presentasse nessuno all'asta o se le capacità delle persone presenti all'asta fossero al di sotto delle basi, sì. Cosa accadrebbe? Grazie. Se alla prima battuta non c'è nessuno, che succede? Probabilmente sì, ce sì, ne poi si deve rifare e si abbassa di un sesto, mi sembra. Di un sesto? Sì. Vabbè. Andiamo adesso in fascia pubblicitaria, poi di nuovo insieme con il Bianco e Rosso di Bisport, anche perché dobbiamo parlare, ci sono lettere anche, la posta del professore. Nella terza parte andremo ad ascoltare un ex del Bari che molti della mia